Eppure tu mi chiederai di illuderti tra i petali gialli di quei cespugli verdi sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde accanto al caldo fuoco. Ti cerco, ti aspetto, ti sfido. Occupami la mente e tutte le passioni, ma tu offendimi con alve boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste. Ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo, ma tu abbracciami e coprimi, ma poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Tu mi spingerai a rompere la porta rossa dalla cornice verde, a guardia del tuo letto caldo e vellutato, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu mi incanterai col tuo dilemma penna verde, qui tutto niente, scarabocchiato ieri sul fronte dello scrigno, dove il mistero, la tua complicità. Ma tu offendimi con alve boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino è dirlo, ma tu abbracciami e scoprimi e coprimi e poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Ce l'ho io la prendo, sì. Sempre lo stesso. Prego. No, non me lo devi pagare, prego. Noi siamo ricchi, vediamo. Stavo prendendo un'offerta, io no. No, no, non questo vogliamo niente. Regalare un libro di poesia, una cosa. Lei come si chiama? Mi chiamo Silvia. Ah, Silvia. A Silvia. Quindi? Non è la cosa più giovane. Fra 1 o 2 mesi faremo questo incontro con Torrello. Poi ti sto dicendo, dal 21 al 29 novembre facciamo 10 giorni qui a Ischia, dove faremo poi la cerimonia di premiazione dei vincitori. Questo che ho fatto adesso con te in privato lo facciamo tutti quanti, diciamo, la tag, il diploma e compagnia bella. Se in quell'occasione vuoi venire, c'hai l'ospitalità per te e tua moglie, peccato, perché anche per 3 giorni, solo però come per non ci è già una gran cosa. Ma assolutamente, già è già una grandissima cosa. Se vuoi venire mi fai sapere per tempo e ti facciamo volentieri. Non sono potuta scendere dalla nave perché ero malata. Peccato. Ho dovuto trascorrere 2 giorni. Peccato. Perché poi Ischia è proprio bella, proprio una bella isoletta, proprio una bella isola. C'è nata la mia migliore amica. A Ischia? Ma ti ospito anche. Ma dove? A Ischia? Sì, però non so il paese. La penna è vostra. No, dico. Leggi.
a Silvia un mondo di bene, che il tuo futuro sia lastricato dalle 4S, salute, serenità, successo e soldi, magari. Augurissimi. Grazie. Racconti un po' la storia che non sei scesa a Ischia perché hai avuto un problema sulla nave? Sì, stavo male. Quando? 25 anni fa. Roba della... Hai provato 25 anni fa e poi non ci hai provato più. No, quindi... non sono più andata. Allora adesso è il momento di tornare per sfatare quella malattia improvvisa che non era bella. Va bene? Sì. Ti aspettiamo. Grazie. Qui ci sono i nostri riferimenti. Sì. Cioè nel senso che noi siamo Dila, io sono Bruno Mancini, e qui all'interno troverai un po' di... codici, MG, siti, eccetera. Va su bene. Facebook ci trovi nel sito Le Noise. Scusa, me la toglie una curiosità. Mi dico. Sì. Come ha scritto 20 minuti? Voglio sapere chi ha scritto. Dove? Qua. Il tuo futuro sia lastricato. Allora, 4S, se lo sai, è successo e soldi. Un pezzo di legno. Questo, io non gli davo un'emozione. Questo filmatino è sul vostro sito poi? Lo metteremo su YouTube, lo metteremo sulla televisione che gestiamo in qualche modo, sul canale provinciale, la metteremo sulle Noise, sui siti che trova anche qui dentro. Ma se ti iscrivi, scusa di dove tu perché mi sembra che stia abbastanza ragazza riconosciuta a me, se ti iscrivi alle Noise, il gruppo Le Noise, puoi seguire un po' tutte le attività che facciamo da lì. Le Noise, L-E-N-O-I-S, va bene? Ciao, grazie. Dai la cosa a lui. Mo ti devi tu. No, uccidi, non ci pensate proprio. Lui, vogliamo fare un po' di show a dentro. Facciamo un po' di... No, ma che cazzo dici? No, ma che adesso tu ti metti questa cosa qua, andiamo dentro là, io con i libri, lui con la telecamera, lui ci viene appresso, pure questi qua e facciamo un po' di casino a dentro. Creare una canzone cercando le sillabe intonate al sibilo dell'aria immobile, al frangere dell'onda soffice, al tuono di torrenti assolati, al movimento sinuoso dei ricordi, al baratro delle mie dimenticanze. Mi poggio sul cuscino e ti sento a me vicina, con la testa ad occhi chiusi nel ricordo dei tuoi baci. Ma tu non ci sei più ed io non canto più, pensando sempre più l'amore mio sei tu. Una canzone dalle note gracchianti come pick up di giradischi a pila, per un volume sbiadito come il tuono, come il mio sax da lancia brasa, con il cuore non ancora appassito come i giornali di tanto tempo fa. Mi poggio sul cuscino e ti sento a me vicina, con la testa ad occhi chiusi nel ricordo dei tuoi baci. Ma tu non ci sei più ed io non canto più, pensando sempre più, amor, dove sei tu? Devo creare una canzone per coprire il tempo ed infiammare i giorni, devo convincere la mia vanità, un buono amicelare sai i miei volti, devo plasmare i sogni e l'ombra, ma tu non ci sei più ed io non canto più, pensando sempre più.
ma chi cazzo sei tu? Dentro i tuoi segreti del cuore, dolci speranze in una vita vissuta. A 16 anni tu, un angelo, eri per tutti una ragazza. Yeah.